Sì, abbiamo fatto un'indagine molto veloce perché occorreva fare presto per cercare di fermare un adescamento che avevamo capito che era in atto, prima che si arrivasse a conseguenze ulteriori. Occorreva tutelare assolutamente i minori e quindi fermare l'adescatore. È forse la prima indagine di questo genere? È un'indagine, la prima attraverso diciamo, con cui si è arrivati a individuare l'adescatore attraverso le console e soprattutto poi ad arrestarlo, anche se non per quel titolo di reato, ma arrestarlo e fermarlo subito. Ribadiamo appello alle famiglie. L'appello che lancia la Polizia di Stato e la Polizia Postale in particolar modo è alle famiglie, ai genitori dei bambini: non lasciate che i vostri figli giochino da soli con le console di videogiochi. Le console sono tutte connesse con la rete, quindi questo significa che possono, sì è vero, giocare con altri giocatori, possono essere loro compagnetti, ma possono anche essere, come purtroppo abbiamo visto che è accaduto, anche persone adulte che si intrufolano nelle giocate per adescare i bambini. Il pericolo quindi adesso corre nelle console dei videogiochi e non più soltanto nei telefonini e nei computer. Occorre massima attenzione da parte dei genitori mentre i figli giocano ai videogiochi. Occorre la loro presenza fisica e controllare fisicamente con chi stanno giocando e dialogando i loro figli. Possibilmente forse giocare con loro. O meglio ancora giocare insieme a loro. La cosa migliore sarebbe quella. Giocare con i figli, giocare insieme in modo tale da non lasciare mai soli i bambini.